Ciao, io sono Pasquale e questo è Il Risparmio e benvenuto in un nuovo video. In questo periodo sto leggendo tantissimo e per cui arriveranno molte recensioni di libri in questa parte finale del 2020 e anche in quella iniziale del 2021. Oggi andiamo a parlare di Warren Buffett e l'interpretazione dei bilanci, libro scritto dalla ex nuora di Warren Buffett, Mary Buffett, e da David Clark. Il libro L'interpretazione dei bilanci è un'introduzione rapida e semplice al bilancio nella sua completezza ed interezza. Il libro ti, se così si può dire, porta mano nella mano attraverso un'analisi fatta riga per riga delle tre sezioni importanti di quello che è un bilancio: il conto economico, il balance sheet e i rendiconti del flusso di cassa. Il libro si concentra su cosa significa ogni riga del bilancio, per cui riga per riga, e gli autori Buffett e Clark cercano di fornire un'analisi anche su come Warren Buffett utilizza queste voci per determinare se un'azienda ha un vantaggio competitivo duraturo, per cui nel lungo periodo, oppure no. Inoltre, alla fine della recensione ti vado anche a dire, secondo me, per cui a mio parere, i lati positivi e quelli che sono negativi del libro e se ne vale la pena comprarlo oppure no, per cui spendere questi soldini. Anzi, va, questo te lo dico adesso, secondo me vale la pena comprarlo questo libro. Comunque, partiamo dal principio. Warren Buffett ha appreso che le aziende che hanno un vantaggio competitivo rispetto alle loro rivali portano a eccellenti, ovviamente, rendimenti azionari. Questo vantaggio consente a queste aziende di fare pagare di più i loro beni o i loro servizi, oppure magari di andarne a venderne in maggiore quantità rispetto ai loro competitors. Buffett identifica questi tipi di società utilizzando appunto i bilanci. Una volta identificata un'azienda con un vantaggio competitivo duraturo, Buffett la detiene più a lungo possibile, ed è famoso per questo. Se si identificano e si detengono queste società per un lungo periodo di tempo, è possibile, secondo appunto Buffett e secondo questo libro, creare ricchezza. Così come ha fatto appunto l'oracolo di Omaha. Buffett pensa che il business con un vantaggio competitivo duraturo è determinato fondamentalmente da tre modelli di business. Uno, vendere un prodotto unico. I produttori di questi prodotti unici hanno radicato il loro uso nella vita di tutti i giorni dei consumatori, per cui i consumatori raggiungono istintivamente questi marchi e di conseguenza questi marchi vengono immediatamente riconosciuti così come i prodotti che vanno, diciamo, a commercializzare. Gli autori del libro usano come esempio la Coca-Cola, Budweiser e Wrigley. Come si dice, la gomma da masticare famosa negli Stati Uniti d'America. Numero 2, vendere un servizio unico. Come avvocati, aziende oppure medici che vendono un servizio unico, anche queste aziende vendono qualcosa che è unico per le persone e per cui le persone sono disposte a pagare il servizio. Le aziende, ad esempio, che forniscono servizi particolari e che non devono andare ad inventarsi continuamente oppure a investire denaro nella costruzione o nell'acquisto di nuovi impianti per produrre i propri prodotti. Gli autori, per esempio, usano come esempio Moody's, HR Block e American Express. Numero 3. Essere l'acquirente e il venditore a basso costo di un prodotto o di un servizio. La chiave per essere sia l'acquirente a basso costo che il venditore a basso costo è quello che va dal vantaggio competitivo alle aziende. Questo si traduce in un'azienda con margini più elevati rispetto ai concorrenti, pur rimanendo un venditore a costi bassi. Ciò si tradurrà in volumi di vendita sempre più elevati e gli esempi che vengono riportati nel libro sono Walmart, Costco e Borsheim Jewelers. Poi il libro va ad analizzare le tre voci citate poco fa, partendo dal conto economico. Il conto economico indica all'investitore i risultati delle operazioni delle società per un determinato periodo di tempo. Tradizionalmente sono segnalati per ogni periodo di 3 mesi, le famosissime trimestrali che tutti quanti aspettiamo, oppure alla fine di ogni anno. Un conto economico ha 3 componenti di base. In primo luogo c'è il reddito dell'azienda, poi ci sono le spese che l'azienda va a sostenere, e infine quelle, appunto, le spese che vengono sottratte ai ricavi dell'azienda e ci dicono se la società ha guadagnato un profitto oppure se ha avuto una perdita. Poi il libro passa ad analizzare il cosiddetto balance sheet. Balance sheet è suddiviso in 2 parti. La prima parte è tutta l'attivo, e ci sono molti tipi diversi di attività in attivo, includono per esempio i contanti, i crediti, l'inventario, le proprietà, gli impianti e le attrezzature. La seconda parte del balance sheet invece sono le passività e il patrimonio netto degli azionisti. Tra le passività ovviamente troviamo 2 diverse categorie di passività, le passività correnti e le passività a lungo termine. Per passività correnti si indicano quelle
la cui dovuta appunto il pagamento entro la fine dell'anno, mentre le passività a lungo termine sono quelle che hanno una scadenza più di un anno. Ora, se prendiamo tutte le attività e sottraiamo tutte le passività, otteniamo il cosiddetto patrimonio netto dell'azienda. Infine si parla del cash flow statement. Il rendiconto finanziario, come il conto economico, copre un determinato periodo di tempo. Il rendiconto del flusso di cassa ci dirà se la società sta portando più denaro di quanto ne spenda. I rendiconti di cassa sono divisi in tre parti: il flusso di cassa dell'attività operativa, il flusso di cassa delle operazioni di investimento e il flusso di cassa delle attività di finanziamento. Per cui tutte queste voci vengono analizzate nel libro, andando però nel dettaglio, per cui andando a estrapolare ogni singola riga e spiegandone la sua utilità, ma anche se queste singole voci sono quelle che Warren Buffett considera o meno per le proprie analisi, per andare a carpire i propri nuovi affari del secolo. Per cui un libro molto, ma molto pratico. Ma andiamo a vedere gli aspetti positivi e negativi del libro. Prima di tutto, quelli positivi. Quello che maggiormente mi ha colpito personalmente è la praticità. Il libro non si perde mai in prefazioni, liste di ringraziamenti, introduzioni alla nuova edizione, lunghissime, chilometriche. No, assolutamente no. Va subito al dunque e non si muove da questa profonda praticità. Lo trovo eccezionale perché per chi ha voglia anche di imparare a leggere un bilancio. Il secondo aspetto positivo è diretto e semplice da leggere. Tutto quello che potrebbe non essere chiaro viene spiegato. Per questo motivo il libro è molto, ma molto scorrevole e si legge con una facilità disarmante. Io l'ho letto in 2 ore e mezza. Passiamo ai lati negativi, anzi al lato negativo. È molto pratico e per cui è molto corto, ma il prezzo non lo è. E costa tanto. Rivendere il nome di Warren Buffett e farlo pagare è buono per chi vende, ma non è buono per chi lo ha comprato come me. Io ho comunque sempre piacere a spendere piuttosto soldi per un libro che mi dà una formazione giusta, piuttosto che andare a spenderli per una cavolata, ma magari ridurre tantino il prezzo non avrebbe provocato il mal di pancia per questo libro. In conclusione, Warren Buffett e l'interpretazione dei bilanci è un buy per quanto mi riguarda. Questo libro ti dà una comprensione di base di cosa significa ciascuna delle voci di un bilancio. Ancora più importante, gli autori forniscono informazioni su come Warren Buffett vede queste voci e come le va a utilizzare nelle proprie analisi. Warren Buffett si concentra sulle aziende che producono un prodotto o un servizio che sia sostenibile nel lunghissimo periodo. Questi prodotti o servizi sono radicati nella vita quotidiana delle persone di tutti i giorni. Per questo motivo queste aziende non devono spendere continuamente i loro soldi, quelli che guadagnano, cercando di reinventare i loro prodotti o reinventare se stessi. Questo è il vantaggio competitivo duraturo che Buffett costantemente ricerca nell'analisi delle aziende. Una società che può continuare a generare liquidità per i propri azionisti riducendo al minimo la quantità di denaro che deve essere rimessa nelle attività di questo tipo porta a rendimenti che battono il mercato continuamente, e lui lo ha dimostrato, soprattutto se detenuti per un periodo di tempo piuttosto lungo. Secondo Buffett, più lungo è questo periodo di tempo e meglio è. Penso che questo libro sia più adatto principalmente a un investitore principiante, chi non vuole investire oppure chi non ha familiarità con la lettura di un bilancio. Il libro ha un certo fascino anche per chi può essere un investitore esperto, perché questi investitori possono vedere nel dettaglio cosa il vecchietto di Omaha guarda per l'analisi delle proprie aziende. Gli investitori più esperti trarranno magari maggiori vantaggi dalle intuizioni che gli autori forniscono sull'identificazione da parte di Warren Buffett di bilanci competitivi durevoli attraverso appunto l'interpretazione di questi bilanci. Bene, se questo video e questa recensione è stato il tuo gradimento, ti ricordo che trovi il link affiliato di Amazon qui sotto in descrizione. A te non costa niente, ma a me dà un piccolo token. E ovviamente se il video ti è piaciuto, fammelo capire lasciando un pollice in su se questi contenuti ti piacciono. E se passavi qui dal canale e questi contenuti sono il tuo gradimento, ovviamente iscriviti e clicca la campanella delle notifiche. Bene, anche per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!